Sergio Zingarelli, presidente del consorzio Chianti Classico. Allora, 2016, 300 anni di denominazione, diciamo così, istituita da un personaggio illustre, insomma Cosimo III de' Medici, per un embrione di denominazione che poi si è sviluppata in questi tre secoli e oggi è di fatto una di quelle di maggior successo del vino italiano. Quali sono state le tappe, i momenti fondamentali, lontani e recenti, di questo, che hanno segnato questo successo? Ma innanzitutto sono 300 anni portati benissimo, tanto è vero che lo slogan è 300 anni neanche una penna bianca sul nostro gallo nero, perché effettivamente questi 300 anni sono succeduti imprenditori, famiglie, sono prese decisioni e siamo riusciti a creare uno sviluppo economico molto importante nella nostra zona, incentrata sulla Chianti Classico, sul nostro prodotto principale, contemporaneamente coniugandolo con la tutela del paesaggio. Oggi ci troviamo in uno scenario favoloso, abbiamo dei grandissimi vini, una riscoperta negli ultimi anni della Sangiovese, ma che diciamo una conferma del Sangiovese degli ultimi anni, e con un territorio incredibile. Stiamo vivendo un momento molto felice della nostra denominazione, tant'è vero che questo è il sesto anno consecutivo praticamente ci troviamo in segni positivi con le vendite del Chianti Classico, ma soprattutto il Chianti Classico sta recuperando finalmente anche un po' di terreno in Italia. Ecco, nei lunghi percorsi, visto che si parla di storia, gli antichi romani mettevano le pietre miliari per segnare i punti più importanti. Se dovessimo indicarne tre invece di questo percorso del Chianti Classico attraverso questi tre secoli? Ma, vabbè, chiaramente il Chianti prodotto nella zona e poi diventato Chianti Classico ha avuto da subito un successo enorme, tanto è vero che poi è stato insomma imitato in varie zone della Toscana, quindi questo sicuramente il successo evidentemente in questa zona, la zona oggi del Chianti Classico, è una zona altamente vocata per la produzione di vini molto molto importanti. Sicuramente i nostri predecessori nel 1924, quando hanno costituito il consorzio, che all'epoca era il consorzio della tutela del vino tipico del Chianti, della sua marca d'origine, poi nel 1932 è diventato Chianti Classico, e devo dire la verità, ultimamente anche con il grande coraggio che ha avuto il consorzio e i produttori a rinfrescare un po' l'immagine del Chianti Classico e soprattutto a creare molta più ordine, introducendo questa nuova tipologia, questa nuova categoria di Chianti Classico, la Gran Selezione, che sta dando veramente grande importanza e lustro alla nostra denominazione. Quindi siamo, diciamo, in un momento molto importante, questi 300 anni, ci abbiamo, poi spiegherà anche il direttore, ci abbiamo una serie di attività molto importanti questi anni, non da ultimo forse una delle più importanti è di ospitare il Giro d'Italia, una tappa del Giro d'Italia, e per la prima volta una tappa del Giro d'Italia prenderà il nome non del luogo di partenza e di arrivo, ma il nome di una denominazione, proprio di una denominazione vitivinicola importante come il Chianti Classico, ossia Chianti Classico Stage, tappa del Chianti Classico, 40 km, 15 maggio, tutti all'interno, una crono tutta all'interno del territorio del Chianti Classico. Giuseppe Liberatore, direttore invece del consorzio, la tappa sarà solo uno dei momenti molto importanti, ma solo uno dei momenti di questo anno di celebrazioni. Ce lo riassumo un po'. È un anno molto importante, abbiamo iniziato con una conferenza stampa a Milano un paio di settimane fa. Oggi qui alla Leopolda è il primo evento che ricorderà i nostri 300 anni, ma ce ne saranno tanti altri. A seguire sicuramente mi piace dire che in tutte le nostre manifestazioni che facciamo all'estero avremo sempre un cappello che ricorderà questa storia, questi 300 anni. Oggi alla Leopolda abbiamo allestito una mostra dei nostri 300 anni di storia che sarà itinerante e che poi approderà a Rada nella nostra casa del Chianti Classico, dove sarà visitabile per tutto l'anno da parte di tutti i visitatori, da parte di tutti gli operatori. Ci sarà un importante Vinitaly quest'anno che ci ricorderà anche i 300 anni, avremo in quel contesto una radio, Radio 24, che trasmetterà dal nostro stand costantemente, farà tutta la programmazione, quindi saremo ricordati in questo contesto sicuramente diverse volte, coinvolgendo diversi personaggi importanti della nostra denominazione.
a maggio ci sarà il Giro d'Italia e poi ci saranno un'altra serie di iniziative importanti. La prima sicuramente è che vogliamo posizionare dei galli come quello che oggi è davanti alla Leopolda in tutti i comuni del nostro territorio, è un bellissimo simbolo e quindi vogliamo, come si dice in gergo tecnico, continuare a marcare questo territorio con questo simbolo che ne è veramente l'emblema. Dopodiché avremo delle iniziative in città, a Firenze e a Siena, soprattutto a Firenze avremo la i Galli Neri in Tornabuoni, una sorta di connubio fra moda e vino, avremo le nostre bottiglie esposte nelle vetrine e faremo anche delle degustazioni nelle vetrine chic della città. La stessa cosa cercheremo di fare a Siena e poi avremo invece il clou, diciamo, la giornata importante, che è la giornata nella quale venne siglato l'editto da Cosimo III, cioè il 24 settembre, una giornata a Firenze, la avremo nel Salone dei 500 al Comune, dove ci sarà una lunga galoppata sulla storia di questi 300 anni, mentre nel pomeriggio ci sarà una presentazione di uno studio socio-economico di Mediobanca sul Chianti, che per la prima volta affrontiamo, diciamo, un argomento non soltanto vino, ma il vino ne è sicuramente l'attore principale, ma è un'area distrettuale unica, direi, in Italia e forse al mondo da questo punto di vista. Il tutto si concluderà con un brindisi in diretta che facciamo con le ambasciate europee e nordamericane, mentre la sera ci sarà uno spettacolo al Nuovo Teatro del Maggio con l'Orchestra del Maggio diretta da Zubin Mehta, che ci regalerà un bellissimo concerto per celebrare degnamente questa nostra ricorrenza. Ecco, dalle celebrazioni chiaramente poi si va al futuro in un territorio che ha l'innovazione oltre che la tradizione nei propri geni. Nel bando di Cosimo III c'era quasi un'istituzione di una prima commissione di vigilanza, diciamo così, sulla qualità dei vini prodotti. Allora qual è il futuro del Chianti Classico, le idee che avete in studio, in mente da mettere in campo nei prossimi anni per continuare su questo successo? Prima di tutto l'esperienza ci dice che non ci dobbiamo mai cullare sugli allori, dobbiamo sempre guardare il futuro, guardare avanti e far sì che questa denominazione abbia sempre più appeal. Da questo punto di vista abbiamo due altre frecce nel nostro arco che secondo me ci daranno un'ulteriore spinta in questo senso. Oggi pomeriggio spero e penso che la nostra assemblea darà il via libera alla richiesta di iscrizione del nostro territorio nella lista dell'UNESCO e soprattutto abbiamo ritrovato con tutti i comuni del Chianti una grande intesa che potrebbe nei prossimi mesi concretizzarsi nella istituzione di un distretto rurale. Secondo me questi due aspetti sono quelli che daranno una spinta ulteriore a questo territorio e indirettamente anche al vino, perché vi ricordo che il vino ne è l'attore principale, ne è il protagonista, ma il territorio è la nostra esclusiva, la nostra vera carta, arma vincente con la quale riusciamo ad affermarci in tutti i mercati del mondo. Continuiamo ad essere coloro che esportano l'80% della nostra produzione, però ecco, mi va di sottolineare anche il fatto che quest'anno abbiamo avuto anche un primo segnale positivo di inversione di tendenza per quanto riguarda l'Italia e quindi anche questo è un segnale molto molto importante.